ma noi abbiamo il rimbombo dietro. Va bene. Allora, per chi non me lo recesso, lo scusa Larico, segretario provinciale organizzativo della CGL Catanzaro Lamezia, ho il compito di coordinare l'ultimo dibattito della giornata. Come avete avuto modo di vedere, noi abbiamo iniziato, stato oggi, con altri dibattiti che si sono tenuti al di là della nostra sede, nell'area della festa. Abbiamo ragionato di... Abbiamo presentato l'iniziativa per le firme per quanto riguarda le leggi di iniziativa popolare, le tre leggi che sosteniamo come CGL a livello nazionale e che riguardano la depenalizzazione delle droghe leggere, l'introduzione del reato di tortura nel codice penale e il diritto costituzionale delle carceri. È stato un dibattito abbastanza ricco, nel quale abbiamo ragionato anche con autorevoli relatori. Poi abbiamo ragionato di legalità e di legalizzazione per la legalità, e oggi, adesso, in questo momento, di libera stampa e libero Stato. Ne parliamo con Erlino Amelio, giudice, che conosciamo anche per aver scritto un saggio di fatti giuristica, aver partecipato come giudice nell'ambito del processo di fatti giuristica. Ne parliamo anche con Enrico Fierro, giornalista del Fatto Quotidiano, e con Daniele Carchini, segretario regionale della SLC Calabria. Libera stampa e libero Stato è un argomento, come dire, molto importante, credo che si presti, come dire, a una discussione infinita. Non è un paese, una città, una città di un paese si discussa dalla libertà di libertà che si ha nella carta stampata. Soprattutto in un momento particolare che noi vediamo, che guarda viene la maturata di muoversi dell'informazione, che è anche, come dire, sul web, che quindi libera e sicuramente meno controllabile per certe meno nel nostro paese. Però credo che da questo punto di vista ci possano essere anche dei limiti, e allora noi stasera cercheremo di parlare per vedere se ci sono dei limiti alla libertà di stampa. E qui, come dire, con autorevoli esponenti che siedono qui accanto a me, cercheremo di ragionare e di capire e di approfondire il tema fondamentale che poi è, tra l'altro, è contenuto nella nostra carta costituzionale. Comunicazione dei servizi, mi chiedono di sospendere un attimo, si trovano la vacanza. Solo per trovare la frequenza del microfono. Si rispondono le moto. C'è proprio lì, non va bene proprio, aspettiamo le luci davanti. Ci siamo? Allora, sembra che abbiamo trovato la giusta frequenza. Se credo di interpretare i sentimenti di ognuno di noi. Questa era la frequenza? Sì, è buona, va bene. Non fondamentale sempre. Allora, vediamo di come cominciare.
Libera stampa, il libero Stato. È un argomento che si presta a tante interpretazioni, soprattutto perché la libertà di stampa, la libertà di opinione è un diritto costituzionalmente garantito. E allora io mi chiedo, e credo che se lo chiederanno anche gli altri, è giusto consentire che questo diritto sia garantito anche attraverso il finanziamento pubblico dell'editoria? E lo voglio chiedere ad Enrico Fierro, che appunto, forse in maniera non troppo partigiana, voglio sperare, ci dirà la sua opinione in merito all'argomento. Grazie, intanto buonasera. Tu rivolgi a me questa domanda perché evidentemente, probabilmente come i nostri amici sanno, Il Fatto è un giornale che è nato senza finanziamento pubblico e non prende alcun tipo di finanziamento pubblico e, come dire, noi puntiamo ad esistere ancora facendo a meno di questa parte di introiti. Noi siamo nati, lo dico in questi termini, vendendo ai lettori un prodotto che non esisteva, nel senso abbiamo fatto un patto con i nostri lettori 4 anni fa, se non ricordo male, 4 anni e mezzo fa, dicendo vogliamo fare un giornale, siamo questi. La gran parte di noi veniva da esperienze giornalistiche precedenti, dateci i soldi per andare avanti. E devo dire, l'esperimento è riuscito. Io credo questo, che il finanziamento all'editoria in Italia è una sostanziale anomalia, ma è anche una sostanziale anomalia l'inesistenza del mercato, vale a dire che i giornali vivono di lettori e i giornali vivono di pubblicità. La pubblicità oggi, quella briciola di pubblicità che rimane per la carta stampata, è nelle mani di pochi e controllati politicamente gruppi che la accaparrano e la distribuiscono. Parlo di briciole perché la gran parte della pubblicità va ai canali televisivi e ai due colossi, Rai e Mediaset, e francamente non devo aggiungere ulteriori riflessioni per capire l'anomalia dentro l'anomalia. Diciamo così, il detentore della maggiore fetta della torta pubblicitaria è anche un uomo politico, Silvio Berlusconi, ed è stato un uomo di governo e aspira a ritornare ad essere un uomo di governo. Questo fa sì che, come dire, la nostra libertà di informazione sia più uguale ad un paese non occidentale che, come dire, allineata agli standards europei o a quelli della mitica America, dei mitici Stati Uniti. Per quanto riguarda i lettori, voi sapete meglio di me che le statistiche di lettori dei giornali in Italia oggi, 2013, sono né più né meno uguali a quelle di inizio secolo e che negli ultimi anni i giornali complessivamente hanno perso qualche milione di lettori. È un problema molto serio per la democrazia italiana. Io non sono affatto d'accordo con chi sostiene la fine, che i giornali sono finiti. I giornali si devono modernizzare, come è accaduto in America, dove i giornali hanno resistito alla televisione, che lì è molto più diffusa, dove i giornali hanno resistito ad internet. E allora resistono sul mercato i giornali di qualità. Detto questo, quando giornali che vendono pochissime copie e prendono una buona dose di finanziamenti pubblici urlano alla libertà di stampa minacciata se qualcuno vuole razionalizzare questa branca della spesa pubblica, io non sono affatto d'accordo. Detto questo, mi fermo qui e aspetto un secondo giro di intervento per aprire un piccolo capitolo.
la libertà di stampa in Calabria, che mi interessa molto. Ci torneremo senz'altro, anche perché il discorso della libertà di stampa mi torna utile per riprendere il filo del ragionamento rispetto anche a grandi questioni e a grandi storie che in un modo o nell'altro nel nostro paese non sono state trattate con la dovuta attenzione. Spesso sono state fonti in nome di una ritrovata sicurezza nazionale, si è tentato di nascondere all'opinione pubblica alcune verità. Forse è il caso di Ustica, per il quale ancora oggi, a distanza di tanti anni, il capitolo non è ancora chiuso. E appunto ad Erminio vorrei chiedere che sensazioni prova e che idea si è fatta. Allora, buonasera. Sulla specifica domanda io glisso un po' la risposta, perché essendoci le indagini in corso mi diventa difficile rispondere. Devo dire che su Ustica in realtà non c'è stato un nascondimento da parte della stampa. Si pensi per esempio all'inchiesta che ha fatto Andrea Purgatori fin dal 1980, anzi penso che forse con Ustica, con quella particolare attività che ha fatto Andrea Purgatori e anche altri che poi l'hanno raccontata, tipo anche Paolini, e forse si è conclusa quella che era il giornalismo d'inchiesta, no? Ecco, mi piacerebbe anche sapere da Fierro, che è giornalista di un giornale che ancora forse è uno dei pochi, no? che cerca di portare avanti delle notizie che su altri giornali non si leggono. Quindi dico, nel caso Ustica probabilmente questo in questi ultimi anni diciamo non c'è stato, perché un po' come capita in Italia, insomma, dopo un po' ci disinteressa delle cose. Però Ustica è stato, con Andrea Purgatori, appunto forse l'ultimo atto di giornalismo d'inchiesta, o uno degli ultimi atti di giornalismo d'inchiesta. Sarebbe appunto auspicabile che che si continuasse in questo senso, e che viceversa venisse un po' a mancare quello che è un tipo di giornalismo anche comodo, no? Io vedo giornalmente che tantissimi giovani giornalisti, collaboratori, bivaccano nei corridoi delle procure, perché attendono la notizia della chiusura inchiesta, del rinvio a giudizio, eccetera, eccetera, quindi riportano una notizia così solo e semplicemente, mentre manca tutto quell'altro discorso che il giornalista, secondo me, dovrebbe anche fare, quello di andare a scovare le notizie, di portarle a conoscenza indipendentemente da quello che è poi il lavoro della procura, eccetera. Essere quello che da sempre è stato individuato in giornalista come il cane da guardia, no? Nei confronti del potere, nei confronti delle istituzioni, nei confronti di tutti coloro che hanno svolgono un'attività pubblica e della quale devono rendere conto al popolo italiano. Ecco, forse questo manca, e sarebbe auspicabile nell'ambito di una libertà di stampa, che poi insomma ne parleremo anche con le limitazioni che ci sono in Italia, quindi con gli articoli del codice penale e quant'altro. Ecco, io auspico un giornalismo più d'inchiesta che non un giornalismo che riporta le notizie che vengono apprese in procura. Bene,
l'auspicio è anche nostro di un ritorno a un giornalismo d'inchiesta, perché è da quello che molto probabilmente l'opinione pubblica riesce ad essere fortemente informata su quelli che sono i fatti della vita quotidiana e soprattutto conoscere e per farsi un'idea e un'opinione, che non è una cosa scontata. Ed è in questo senso che mi va di chiedere a Daniele, che dal suo Carchiti, che dal suo osservatorio non vorrei dire privilegiato di sindacalista della comunicazione, secondo te quali riflessi potrebbe avere un ridimensionamento del finanziamento dei giornali? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, mi preme portare i saluti della segretaria nazionale Barbara Puzzo, che per un imprevisto familiare non può essere presente, e porto anche i suoi ringraziamenti a nome per conto della segretaria nazionale dell'SLC-CGIL. E parte bene Bruno, condivido buona parte di quello che diceva Enrico Fierro per quanto riguarda la questione e la discussione in merito al finanziamento pubblico all'editoria. Però Bruno mi sollecitava a un ragionamento di merito e quindi cerco di ragionare da sindacalista, che è quello che sono. E quale potrebbe essere l'impatto di una riduzione dei finanziamenti pubblici nell'editoria per il mondo del lavoro dell'editoria? Perché non tutti i giornali riescono, come il Fatto Quotidiano, ad andare avanti senza sovvenzioni pubbliche. E io, quando alcuni movimenti discutono in Parlamento, cominciano a ragionare dell'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria e ai giornali, io la prima cosa che faccio è andare a vedermi i bilanci, ad esempio del Sole 24 Ore, di Repubblica, di altri quotidiani nazionali, quant'è l'impatto che la sovvenzione pubblica ha in quel bilancio e quant'è il costo del lavoro, perché a quel punto, quando ci sono giornali che hanno il 60-70% dell'intero costo complessivo come costo del lavoro e vivono al 60-70% di sovvenzioni pubbliche, una riduzione drastica di colpo della sovvenzione dei finanziamenti pubblici all'editoria, che impatto provocherebbe? Noi ci ritroveremmo con migliaia e migliaia di lavoratori, qualche centinaio di migliaia, che il giorno dopo avrebbero un problema occupazionale. Perché sì, la libertà di stampa spesso, quello che fa più notizia è il giornalista d'inchiesta, ma ricordiamoci sempre che dietro un articolo stampato ci sta una redazione, ci sta una filiera produttiva che è composta di cartai, di grafici, di emittenze pubbliche, locali, nazionali, ma soprattutto c'è un percorso, una filiera produttiva che parte dalla scrittura dell'articolo del giornale per fino ad arrivare a casa nostra il giornale, dagli edicolanti, c'è tutto un mondo, un pezzo di economia che ruota. Quindi, da un punto di vista personale, se devo ragionare in maniera schietta, potrei anche ragionare su quale potrebbe essere l'impatto del ritiro della sovvenzione pubblica nell'editoria. Magari sarebbe effettivamente un giornale più libero di poter dire quello che pensa e fare determinate inchieste, come ad esempio fa il Fatto Quotidiano e che qui è rappresentato da Enrico Fierro. Però allo stesso tempo non riesco a svestirmi del mio ruolo di rappresentante dei lavoratori di questo settore e comincio a tremare al sol pensiero di perdere quelle sovvenzioni e quello che potrebbe essere l'impatto sull'occupazione in questo settore. Grazie Daniele, e siamo tutti fortemente preoccupati se ciò avvenisse. Però a questo punto noi ci dobbiamo porre un'altra domanda, che credo poi sia la domanda clou del ragionamento. In Italia l'informazione è libera e
soprattutto in una regione come la nostra, e raccolgo la tua provocazione, si può veramente parlare di stampa libera? Io prima volevo rispondere al giudice che poneva una giusta riflessione. A me non piacciono gli aggettivi accanto alla parola giornalista. Un giornalista è un giornalista, la funzione è quella di raccontare quello che succede, raccontare anche quello che non si vede. Certo, il lavoro giornalistico su Ustica è stato puntiglioso, preciso, un solo esempio. In questi giorni abbiamo riletto con precisione la data della morte del pilota del MiG libico caduto sulla Sila. Ci sono voluti anni, perché nei primi anni dell'inchiesta qualcuno voleva un'inchiesta viziata, io lo posso dire, non ho responsabilità, diciamo, sono un giornalista, posso parlare diversamente da un giudice, non ho vincoli da questo punto di vista, vincoli giusti ovviamente che io rispetto, ma quell'inchiesta è stata viziata dall'intromissione e dalla deviazione di servizi segreti, di gruppi di pressione, c'è una logica internazionale e anche una logica di diplomazia italiana dietro il voler chiudere a tutti i costi quella inchiesta. La data della morte del pilota del MiG libico era definita, mi pare, molto tempo prima della caduta dell'abbattimento del DC-9. Beh, Purgatori si è messo a chiedere al medico legale, a vedere lo stato di decomposizione del morto, perdonatemi, finanche la lunghezza dei vermi che si erano allocati nel cadavere del pilota libico, per arrivare poi ad una conclusione che è quella che abbiamo detto in questi giorni dell'anniversario, che quel MiG libico probabilmente volava ed è stato abbattuto nello stesso giorno, allo stesso orario del DC-9. Guardate che una volta l'inchiesta di questo tipo costa giorni di presenza del giornalista sul territorio, o hai un giornale, un direttore di giornale che ci crede, o altrimenti devo andare sulla Sila, ma chi se ne frega, ma dove sta la Sila? Ma chi la conosce la Sila a Milano? E poi chi se ne frega del pilota morto? Ma dai, fai un'altra cosa. Erano altri tempi quando un grande giornalista, allora giovanissimo, come Corrado Staiano, poteva venire un mese ad Abito e fare un reportage che poi, diciamo così, raccontato in quel bellissimo libro che si chiama Africo. Apro e chiudo una parentesi, Corrado Staiano, le ultime cause che gli hanno intentato mafiosi, politici e preti di Africo, le ha chiuse un anno fa, il libro è del 1974, quindi a proposito di libertà, diciamo così, oggi tu hai la difficoltà dei giornali che non concepiscono più, diciamo, l'artigianalità e i tempi lunghi dell'inchiesta giornalistica. Vai in un posto, 48 ore, raccontaci il mondo, non funziona così. Oggi l'unico inviato che sta in Siria è Domenico Quirico, il collega della Stampa, del quale da un mese e più non si hanno notizie. L'ultima grande guerra che hanno potuto seguire i giornali italiani è stata la guerra in Kosovo. Oggi nessuno ti manderebbe, come è capitato a me, 7 mesi di fila in Kosovo a raccontare la guerra. Fai il pezzo e leggi qualcosa su internet. Detto questo, ci sono queste difficoltà. È faticoso, ma in Italia ancora giornalisti che hanno la voglia di fare ci sono. Ti devi dire qualcosa? La Fiat Punto T targata ED094EN
è posizionata sui cavi elettrici e ci sta creando qualche problema sugli stand. Se fosse possibile dovrebbe essere spostata, grazie. Ripeto, è di 094 e di EN. Detto questo, io voglio dire, noi non siamo come giornale più bravi degli altri, non è così, a me non piace prendermi in giro. Noi oggi, in un periodo in cui per questioni politiche, per questioni di crisi economica, i giornali sono in crisi, il governo, diciamo così, delle larghe intese porta di fatto ad una omologazione del racconto della politica e del racconto del paese, molte cose non si possono raccontare, non vale la pena raccontarle, non bisogna disturbare, diciamo, il clima politico. Noi ci inseriamo in questo vuoto e lo colmiamo, poi ci mettiamo, qualcuno di noi è più bravo, qualcuno meno bravo, facciamo il nostro lavoro. Poi ci mettiamo un'altra cosa che è un mix di modernità, perché i giornali devono cambiare, perché devi integrare la carta stampata con internet. Noi ad esempio abbiamo fatto una cosa anche qui con un accordo sindacale interno, che ognuno di noi, anche io che sono tra i più vecchi per questioni anagrafiche dentro la mia redazione, deve essere in grado di usare la penna, il taccuino, internet, ma anche la telecamera per fare un reportage anche video. Questo è il futuro della professione. Chi si abbarbica, diciamo, alla difesa della prerogativa sono un giornalista, scrivo e basta, è uno sconfitto. Però accanto a questa modernità abbiamo tutelato l'artigianalità del mestiere, e l'artigianalità sta nel fatto che, come dire, se c'è un problema di raccontare, ne parlavamo prima, i call center, ti prendi una nave a Bari, vai a Durazzo, prendi una macchina, vai a Tirana e racconti gli imprenditori calabresi che hanno aperto i call center a Tirana. L'abbiamo fatto avendo anche meno mezzi economici degli altri. L'anno scorso, quando siamo andati in Polonia a raccontare le condizioni degli operai Fiat, i loro stipendi, come venivano pagati e quali erano i loro diritti sindacali. Questa è l'inchiesta oggi, raccontare quella parte del paese che nessuno vuole raccontare. Tra le parti del paese che nessuno vuole raccontare c'è la Calabria, che è un caso di scuola in materia di aggressione del potere alla stampa. Questa è l'unica regione italiana dove l'intero consiglio comunale, regionale, credo un anno e mezzo fa, due anni fa, si è riunito per votare un ordine del giorno contro una trasmissione televisiva di Riccardo Iacono. C'è uno scandalo che diventa ancora più forte se tu pensi che questo consiglio regionale, un consigliere è stato arrestato perché andava a chiedere i voti al boss Pelle, uno dei boss della strage di Duisburg, un altro è stato arrestato perché aveva rapporti con un clan calabrese di stanza a Milano, i Lampada. Un terzo è stato arrestato per un reato non meno odioso, perché vendeva in Calabria, non in Svezia, diciamo così, posti di lavoro fasulli a dei ragazzi, si faceva dare i voti e in più si faceva anche pagare delle quote di iscrizione a delle cooperative fantasma. Bene, allora uno si chiede: ho questa situazione, riunisco il consiglio regionale e discuto di mafia e politica e discuto di come è stata selezionata la classe dirigente di questa regione. Poi da Milano arriva un'inchiesta su mafia e politica e c'è un passaggio del GIP
in un'inchiesta sul clan Lampada che è allucinante, perché parla di un attuale sottosegretario alla regione, che qui ci sono anche i sottosegretari, il giudice è una cosa meravigliosa. Allora, il giudice che non è riuscito ad individuare un reato per questo segretario ne ricostruisce la fedina penale, che è allucinante, e si chiede il giudice, nella sua totale, diciamo, ingenuità francescana, dice: ma come un individuo così combinato dal punto di vista dei precedenti penali, come possa svolgere una funzione pubblica? La svolge, la svolge, e se glielo scrivi ti querela per difendere la sua onorabilità. Allora un consiglio regionale che non ha discusso di queste cose si è riunito per votare un ordine del giorno contro una trasmissione televisiva di Riccardo Iacona che raccontava la Calabria e il suo sistema di potere. Io credo che sia un caso unico in Italia, ma qui voi avete anche un governatore che è abbastanza nervoso e che ogni volta, diciamo così, individua nei giornali, quei pochi che vengono da Roma o da Milano a raccontare la Calabria, questa bella cosa, che poi non è stupido il governatore. Il governatore conosce l'anima, essendo anche di origini fasciste, conosce l'anima della rivolta di Reggio, quella del 70-71. E quindi, come dire, si appella alla calabresità, all'onore ferito dei calabresi. Nessuno pone questa questione quando vengono arrestati i consiglieri regionali, oppure quando c'è una inchiesta rimborsopoli su gente che si è fatta rimborsare finanche in gratta e vinci quando andava in trasferta per la regione, finanche in gratta e vinci oltre alle, come dire, ai centri di benessere, perché è giusto che nella regione più povera d'Italia, dove le ultime statistiche dell'Istat parlano di una ripresa della emigrazione da cui si scappa, c'è gente che si faceva rimborsare. Ma la cosa più drammatica non è la condizione di chi viene da fuori a raccontare la Calabria, è la condizione di chi scrive in Calabria. Qui c'è il più alto numero di giornalisti minacciati. La condizione materiale dei giornalisti che lavorano nei giornali e nei siti internet calabresi è quella che, come dire, la più barbara, la più aberrante dal punto di vista contrattuale e del rispetto del contratto nazionale di lavoro, ma anche di quel minimo di dignità che è dovuto ad ogni lavoratore e a chi esercita una professione intellettuale. Abbiamo proprietà dei giornali in questa regione opache, abbiamo molto lavoro nero, una pressione del potere politico che fa paura. Poi anche qui, come in Italia, ci sono giornalisti contenti di ricevere le pressioni del potere, perché il potere qui paga con i soldi pubblici, ma ci sono giornalisti che fanno il loro mestiere. Fanno il loro mestiere con quattro soldi e con una, sempre sotto la pressione di querele. E anche qui non c'è più la querela penale. Io ho diffamato qualcuno, o qualcuno presume di essere diffamato da me, facciamo un processo, io porto, come dire, le carte a sostegno di quello che ho scritto, tu porti le carte a sostegno della tua tesi di presunto diffamato. No, come diceva Giorgio Bocca, c'è un'altra arma di intimidazione, che è la richiesta di risarcimento danno civile. Allora, quando sei un precario e quindi non hai un giornale che ti difende, io, il mio giornale ha un pool di avvocati che sono tra i migliori d'Italia, vado tranquillo da questo punto di vista, ma quando sei un precario prendi 4 soldi, 300-400 euro al mese quando va bene, il tuo giornale non ti riconosce, non ti difende, devi essere un incosciente a raccontare, a porti il problema di una inchiesta
e l'inchiesta che in tanti vorremmo fare sarebbe di farsi un viaggio a Malta e non per vacanza, perché a Malta, come dire, gira voce molto forte che buona parte dei soldi delle mazzette siano stati investiti lì, in casinò, in compagnie aeree. Una volta feci un giro tra alcuni comuni, mi interessava il dato delle gite scolastiche. Allora, la maggior parte delle gite scolastiche di alcuni comuni in provincia di Reggio sono a Malta, non si capisce perché. Ma un giornalista precario come fa a farla questa inchiesta? Guardate che se vi mettete a passeggiare per il corso Garibaldi a Reggio, la storia di Malta te la raccontano. Ti dicono anche i nomi dei politici o dei fratelli dei politici che investono. Ma come fai? Non c'è l'inchiesta giudiziaria aperta, non c'è una guardia di finanza che sta lì, ci sono due o tre articoli di giornali e siti internet maltesi che parlano di queste cose, fanno anche qualche nome, ma come fai a partire dalla Calabria ad andare a Malta? Chi ti paga? Chi ti finanzia? Chi ti difende? Anche qui, voglio dire, io capisco, io l'ho fatto il mestiere di stare dietro la sua porta e chiedere, dottore, ordinanza, avete arrestato questo, avete arrestato quello, ma qui anche le inchieste giudiziarie sono, perché qui il sistema di potere è certamente politico, il dottore lei lo sa meglio di me, ma è mafioso, ma è fortemente massone. C'è questa inchiesta sulla Lega e su questo studio di commercialista dove circolavano le mazzette della Lega, i soldi dell'Andrangheta, i soldi, cioè la maggior parte degli imprenditori di Reggio e anche qualcuno fuori Reggio, imprenditori calabresi, non hanno il commercialista a Reggio, ce l'hanno lì, in via Dolini a Milano. Stanno mettendo le mani sul canale unico, riciclaggio di soldi di mazzette e riciclaggio di soldi dell'Andrangheta. Ma le pressioni che ci sono state e ci sono su questa inchiesta sono inimmaginabili, inimmaginabili. Bene, 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 grazie. Ebbene, a questo punto noi vorremmo capire da chi rappresenta la legge, la magistratura, il terzo potere, secondo il ragionamento di Montesquieu, della divisione dei poteri, e che cosa ne pensa della riflessione del giornalista. No, vabbè, ha detto delle cose che si leggono, quindi qui si sa forse molto poco e quindi non metto in dubbio quello che dice. Io volevo fare una riflessione su parte del discorso che ha fatto Fierro, perché la democrazia compiuta di un paese si misura con la libertà di stampa. Vedete, democrazia e libertà di stampa sono due poli che devono esistere. Se non esiste una, non c'è nemmeno l'altra. In un sistema totalitario non c'è libertà di stampa, o meglio c'è solo un canale di stampa che ti dice quello che il potere ti vuole far sapere. C'è stato un premio Nobel dell'economia, Sen, che addirittura ha dimostrato come la libertà di stampa consente di combattere le carestie in India. Mi spiego con un esempio. Sen ha detto che cosa? In un periodo in cui l'India era versata da carestie, nel momento in cui c'era la libertà di stampa, i giornalisti che hanno portato
che hanno dimostrato che in alcune zone dell'India non c'era carestia ma c'era una addirittura eccessiva produzione di derrate, e quindi hanno pungolato il governo per far dire, dice qui è vero, in una zona dell'India c'è una carestia, ma in un'altra zona dell'India abbiamo una produzione di derrate in sovrannumeri, in eccesso, eccetera. Quindi attraverso questo pungolo della stampa si è combattuta la carestia, ma questo è stato possibile farlo perché una libera stampa ha fatto conoscere la realtà che c'era in un altro posto dell'India. Quindi Sen, che ha dato il premio Nobel, non è, insomma, non è uno show, ha dimostrato questa equiparazione. Libertà di stampa serve per combattere la carestia. Se noi questo ragionamento serissimo che ha fatto il Nobel Sen lo trasportiamo oggi nella vita di tutti i giorni, capiamo come la libertà di stampa è una grande arma per combattere tutta una serie di iniquità che ci sono nel mondo. Mi spiego. In una zona del mondo ci sono delle guerre che per esempio hanno fatto prigionieri dei politici, oppure ci sono degli ostaggi, oppure i diritti vengono calpestati. Bene, se nessuno questo ce lo dice, se non c'è una stampa libera che ce lo dice, il popolo, il mondo non lo sa. Allora, il pungolo della stampa, quindi la stampa libera, ci consente di sapere non solo a tutti quanti quello che succede, ma è da pungolo ai governanti, quindi a coloro i quali hanno in mano le sorti dell'umanità, di non poter mettere un telo o un velo su quelle iniquità, ma sono costretti ad affrontarle, non solo ad affrontarle, ma anche a risolverle. Detto questo, io condivido quello che dice Ferro sulla libertà di stampa in Calabria, perché è notorio che credo quasi tutti, l'80% dei giornalisti che sono minacciati, e alcuni dei quali vivono sotto scorta, sono calabresi. Ma non solo, sono giornalisti che addirittura non hanno un contratto da giornalista, perché è altrettanto vero quello che dice Pierro: se io sono un giornalista del Corriere della Sera, se io sono un giornalista di Repubblica, anche del Fatto o del Sole 24 Ore o della Stampa, ho delle grandissime garanzie, quindi io scrivo. Perché? Perché c'è il mio editore che mi assicura tutela legale. Io credo che il 60% dei giornalisti la tutela legale non ce l'hanno. No, perché ce l'hanno solo ed esclusivamente quelli delle grandi testate. Allora, quando noi mandiamo un avviso di garanzia al giornalista, ci sono almeno due avvocati, in genere sono anche professori universitari, per cui evidentemente poi li pagano bene, quindi non è. E allora si presentano, fanno le loro memorie, insomma si interessano, eccetera. Il giornalista che non è contrattualizzato, ma il semplice collaboratore, il freelance, è quello che si guadagna da vivere con il pezzo, no? E allora se io devo scrivere un pezzo e ricevere 400 euro e poi devo pagarne 200.000 al presunto diplomato, è chiaro che io ci penso 200.000 volte a scrivere il pezzo. E attenzione, questa è la cosa più grave di tutto, e io voglio dilungarmi su questo perché al di là dell'articolo 21 della Costituzione, che prevede la libera espressione del pensiero, eccetera eccetera, c'è un articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che ancora di più approfondisce questo discorso, e lo approfondisce in che modo? In uno, credo sia il comma secondo dell'articolo 10, dove dice che
la limitazione della libertà di stampa, che ci può essere all'interno di uno Stato democratico attraverso delle leggi e tenendo presente la necessità di andare a limitarla, collegata solo ad un interesse nazionale oppure di diritto fondamentale della persona, ebbene questa limitazione non può mai essere tale da dissuadere il giornalista, perché è ovvio la risposta, l'avete capita tutti, perché se così è, automaticamente che c'è una censura, no? Cioè, se i rischi che corre il giornalista e quindi anche la libertà di stampa dovessero essere tali da dissuadere il giornalista, avremmo niente altro che una censura. Allora, che cosa dice per esempio la Corte di Strasburgo, che diverse volte ci penalizza proprio sulla libertà di stampa? Sulla libertà di stampa. Che per esempio la pena detentiva per un giornalista non può essere mai irrogata. Attenzione, perché? Perché in Italia, ce l'abbiamo in Italia, cioè in Germania, è prevista la pena detentiva per un giornalista, che va da 1 a 6 anni con l'aggravante del fatto determinato e fino a 3 anni quando non c'è l'aggravante. Allora, la pena detentiva, voi capite bene, cioè, se un giornalista rischia il carcere, è perché io devo scrivere, no? Lo scrivo. Quindi la Corte di Strasburgo dice proprio questo: non ci può essere, un giornalista non può essere condannato a una pena detentiva, perché questo significa censurare. E cioè, allora, l'altra sanzione, qual è? La sanzione pecuniaria per un giornalista, ma attenzione, non è la sanzione pecuniaria prevista dal codice penale, che è irrisoria, ma è la sanzione pecuniaria derivante dal risarcimento civile. Capite benissimo, Fierro lo accennava prima, che io l'ho detto anche, che se io scrivo un articolo e mi si chiedono milioni di risarcimento danno, quello che cos'è? Dissuadere il giornalista a scrivere, quindi censurare il giornalista. C'è un caso in Italia, se ne sta occupando, credo che se ne occuperà anche la Corte di Strasburgo, di un giornalista italiano che ha scritto un programma nel quale sostanzialmente ha detto che la vettura Mito viaggia 3 secondi in meno di un'altra, della Mini Minor. Era un articolo per la quale la Fiat si è sentita diffamata a torto o a ragione, sta di fatto che ha intentato causa chiedendo al giornalista 7 milioni di euro di risarcimento, che sicuramente il giornalista, se dovesse essere condannato a 7 milioni, non ha. E questo che cos'è? Quel giornalista si guarderà bene, intanto non scriverà più contro quell'azienda perché è già in causa, e comunque anche se volesse scrivere si guarderebbe bene, perché dice: se mi va male io impiegherò tutta la vita a guadagnare soldi per poi pagare il presunto diffamato. Quindi ecco che la libertà di stampa passa anche attraverso i rimedi giuridici che bisogna trovare per non limitarla di fatto. Ed ecco che per esempio una ipotesi di riforma, seguendo quello che dice la Corte di Strasburgo, è che tolta l'ipotesi di condannare il giornalista al carcere, lasciamo il risarcimento danno, ma il risarcimento danno va parametrato non più, come dire, all'entità dell'offesa che è stata fatta, ma tenendo conto anche della situazione economico-finanziaria del giornalista, no? Perché se tu vai a condannare un freelance che guadagna 1000 euro al mese, devi tener conto
nel momento in cui lo condanni perché hai ritenuto che è colpevole, eccetera, eccetera, di quella sua condizione, perché altrimenti equivale a impedirgli di scrivere. Questi sono i passaggi attraverso i quali, se vengono modulati bene in un'ottica di riforma, potranno, come dire, consentire un giusto equilibrio. Tenete presente che tutte queste problematiche sono sorte in quella vicenda che tutti loro sanno del caso caso Sallusti, no? Che era stato condannato a una pena detentiva, era stato già condannato diverse volte, quindi non poteva beneficiare della sospensione condizionale. Poi il Presidente della Repubblica ha commutato la pena detentiva in pena pecuniaria, e quindi quel dibattito che si era acceso per una riforma in realtà è caduto. Però l'auspicio è quello che, per evitare che in concreto ci sia una censura, bisogna andare in quelle direttrici che ho detto prima. Grazie. Però c'è un problema di fondo, che l'Italia ha un brutto verso. Imita, o meglio, raccoglie dagli altri paesi le pessime abitudini, magari quelle che dovrebbe raccogliere non ne tiene conto. Ora io penso di attirare l'ultima battuta, prima di passare al momento più ludico, a Daniele, al quale ovviamente lo invito, come dire, nell'ultima battuta a nozze, rispetto anche ad un argomento che il buon Enrico ha messo sul piatto della discussione. Ebbene, quando si parla di call center e di imprenditori calabresi che vanno in Albania, tu che cosa ne pensi? Enrico Fierro si è dimostrato un pirlo con quest'assist, e io non posso che fare il Balotelli, ci provo. Quando si parla di call center, Calabria, imprenditoria, mala politica, mala vita e collusione, e soprattutto un pezzo che passava Fierro, la delocalizzazione, noi non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo tutto. Perché la Calabria è quella terra in cui si è riuscita, attraverso una sola vertenza, a far uscire fuori la mala politica, il malaffare, ma anche un pezzo di mala giustizia. Perché non è pensabile che imprenditori predoni vengano, investono tra virgolette in Calabria, accedendo a milioni di euro di fondi pubblici calabresi, con la connivenza della parte politica che ha dato questi fondi senza alcun controllo a verifica, e quelli che dovevano essere dei fondi per la buona occupazione sono diventati esclusivamente dei fondi per creare bacini clientelari per la politica calabrese. Questo è quello che è uscito da diverse inchieste, dal giornalismo d'inchiesta. Diceva bene Enrico Fierro quando ricordava la votazione in Consiglio regionale, perché quella trasmissione fece uscire fuori allo scoperto tante e tante cose che il giornalismo calabrese non aveva avuto il coraggio di far uscire fuori. Però mi permette anche su un passaggio per quanto riguarda la giustizia. Fierro citava prima un call center, la cosca è quella dei Bellocco, base Cernusco sul Naviglio, sede a Rende e a Catanzaro. Con questa azienda siamo arrivati alla Procura della Repubblica, alla Prefettura, ovviamente dal lato sindacale, perché i lavoratori venivano sfruttati, non venivano retribuiti, c'erano una serie di questioni più di natura sindacale, ma noi tutte quelle denunce le abbiamo fatte anche attraverso la stampa locale e non solo, anche presente alla giustizia locale attraverso delle segnalazioni alla prefettura. È paradossale che a distanza di 2 anni l'inchiesta viene aperta dalla procura di Milano e la Boncassini
mette sotto sequestro una società che partiva dalla Calabria, con un clan, quello di Rosarno, che aveva la sua base in Calabria, ma ovviamente noi riusciamo a delocalizzare attività all'estero, ma riusciamo anche ad esportare il fenomeno mafioso al nord, perché si sposta laddove effettivamente c'è la, dove poter attingere a basi economiche e produttive. Qui ormai quello che era da depredare è stato depredato, ora siamo riusciti a delocalizzare anche questo fenomeno. Chiudo, visto l'assist, sulla partita delocalizzazione. La SLC, la CGL tutta, ne ha fatto un cavallo di battaglia anche nell'ultimo rinnovo contrattuale, dove abbiamo cercato di normare attraverso un accordo delle parti quello che il Parlamento da anni non vuol recepire, perché noi abbiamo presentato attraverso i parlamentari del PD, attraverso i parlamentari di SEL, in varie, soprattutto recentemente o sotto il governo Monti, alcuni emendamenti, tra cui sono stati anche votati qualcuno, ed è legge dello Stato. Una legge dello Stato in cui è previsto che quando il cliente riceve la chiamata da parte dell'operatore del call center, sono i cosiddetti lavoratori che ho l'onere e l'onore di rappresentare, che vi chiamano e vi frantumano a casa offrendovi servizi, beni energetici e telecomunicazioni. Quando avviene da lavoratore italiano in Italia, il passaggio è netto. Nella legge è previsto che quando questa chiamata arriva dall'estero, il consumatore, siccome dovrà dare i suoi dati a un paese esterno, tipo ad esempio l'Albania, per prendere un esempio concreto, considerate in blacklist, da dove ad esempio Albania e Romania, clonando alcuni dati di bancomat, di carte di credito, ci sono state delle truffe, dei frodi a scapito dei consumatori italiani, e noi paradossalmente abbiamo attaccato Vodafone, Telecom, TIM, Wind sulla partita della privacy, perché non siamo riusciti a far passare il concetto attraverso una legge dello Stato di mettere in sicurezza e in protezione un intero settore. Ora, come SLC, come CGL sul fenomeno della delocalizzazione, noi non ci siamo limitati solo alla protesta, siamo andati anche per quanto riguarda la proposta, perché credo che se il sindacato si ferma solo alla fase di denuncia e non offre anche le soluzioni per uscire fuori da una fase di stallo, fa solo una parte del suo mestiere, e noi come CGL penso che in questi settori e anche in altri riusciamo a fare un'operazione completa, che è quella della fase di denuncia, di protesta, ma riusciamo adesso ad affiancare una fase di proposta, e che quindi una messa in sicurezza del settore è l'unica via di uscita anche per quanto riguarda, e chiudo, la partita della precarietà nel settore stampa in Calabria. Quale libertà di stampa può esprimere un lavoratore precario che lavora per 4 centesimi a rigo nel fare un'inchiesta o una denuncia in Calabria? Grazie, grazie a tutti voi che ci avete pazientemente ascoltato, grazie a Enrico Fierro, grazie a Erminio Amelio, grazie a Daniele Carchini. Vi lascio in compagnia delle Radici Sono Calabre, dei Parafone e dei Falek.